Come costruire una barca funzionante in Minecraft Bedrock Edition e in Minecraft Java Edition. I saluti a fine video. Questa è la nave che andremo a costruire, come vedi funziona in maniera automatica, con un paio di pistoni e un paio di slime, di blocchi di gelatina. Questa versione funziona sia in Minecraft Bedrock Edition che in Minecraft Java Edition. Noi l'andiamo a costruire in Minecraft Java Edition, in Minecraft Bedrock Edition, scusa, ma sarà la stessa cosa di Minecraft Java Edition. Iniziamo, posiamo un blocco qualunque in mezzo al nostro mare. Poi andiamo a posizionare sopra questo blocco un osservatore. Alle spalle, sotto quest'altro blocco, un pistone normale, poi mettiamo blocco di gelatina e mettiamo 1, 2, 3 blocchi di assi. Poi diamo la forma alla barca, possiamo utilizzare le scale, per esempio 1, 2 e 3. No, questa non è una scala. Questa è una scala, ok? Poi incominciamo a tornare indietro con 1, due blocchi di lastre, poi mettiamo un osservatore che osserva la lastra, il pistone appiccicoso, l'unico presente in questa costruzione, ed infine di nuovo un blocco di gelatina. Diamo una forma a questa barca andando a posizionare al fianco di questo blocco di gelatina un pistone normale, sia a sinistra che a destra. Poi veniamo avanti con blocco di gelatina e ripetiamo le stesse cose con delle scale messe in questi angoli 1, 2 e 3 e poi un'altra scala a capovolta. Stessa cosa per completare l'altro lato. Ops, dov'è? 1, 2, 3 e scala capovolta. Ti dico che già così la barca funzionerebbe se mettessimo un blocco qui davanti all'osservatore, ma andiamo a completarla graficamente. Quindi questi blocchi che stiamo mettendo non sono utili per il movimento della barca, ma solo a dargli, diciamo, un effetto grafico, no? Ci ricorda meglio una barca. A questo punto andiamo ad azionarla, vediamo se funziona. Mi sembra che stia funzionando alla grande. Costruiscila anche tu, ti ricordo che è valida sia per Minecraft Bedrock Edition che per Minecraft Java Edition. Prima dei saluti ti ricordo che in descrizione trovi il link di download delle nostre mappe Minecraft Bedrock completamente gratuite su Venezia e su Pitagora. E trovi anche il link per agganciarti al nostro server Discord e al nostro server Minecraft, che sia Bedrock che Java, attraverso i quali abbiamo già avviato contest di costruzione e giveaway come quelli che realizzo per le scuole italiane. Poi, se non già fatto, iscriviti e fai iscrivere soprattutto i tuoi amici al server Discord e qui sul canale YouTube. Detto questo, commenta e metti mi piace al video, ma solo se ti è piaciuto. Infine, dai un'occhiata a queste playlist che ti suggerisco. Mentre saluto Mauro ed Alessandro dal server Discord che mi hanno chiesto di essere salutati e lo sto facendo in questo momento. Ciao!